Eccoci arrivati all'apertura di stagione, questo è il tempo delle ferie e dei contratti a provvigione. Se hai regime forfettario e meno tasse nell'incasso, ma ora basta lavorare. Stacca un po' e senti questo basso. Hold the volume e facciamo un po' baldoria. Non ci posso denunciare, ho richiesto la liberatoria. Please enjoy the party, pompa tutto in de casse. Non mi serve la fattura, questo ritmo è esentasse. Questo ritmo è esentasse. Questo ritmo è esentasse. Marzo 2023, il consueto appuntamento il lunedì, noi andiamo sempre giorni. No, però è l'ultima volta, hai detto che è l'ultima volta. Guarda quanti applausi. Quanti applausi, quanti applausi. Abbondandum, abbondandum, si sente un uomo. Vai Ciliano, vai, grazie. Mamma mia. Ma chi era? Bob Dylan e Steve Wonder, mamma mia. Frank Zappa. Non meritiamo tutti questi applausi. Buonasera a tutti, bentrovati su Parterova TV, canale 189 con Tonino Migliore. E Renato De Carmine. Un appuntamento veramente number one che scorre tutte... Ogni settimana cambiamo sempre il giorno, ma è bello. No, però è l'ultima volta, hai detto. Andiamo venerdì. Il venerdì. Dal 24 però. Salutiamo un po' il nostro editore Angelo Ucciero con la signora Anna Rita, con Yolanda Francesca, la signora tutta Giuseppina, la famiglia, veramente. Salutiamo i nostri cameraman, al nostro... Il nostro Gabriele che ormai si è ripreso benissimo. Giuseppe come al solito e poi Cipriano che sta sempre lì, si stanno ripetendo, sembra un falco e diciamo veramente. Un Forza Napoli, perché veramente ci stiamo divertendo con questa squadra del cuore, veramente stanno facendo cose bellissime e questo è un onore per la città di Napoli e per state noi diventando tutti tifosi di Napoli, ma questo è importante, questo il fatto di avere quei giocatori di quel livello come Cuara, come lo stesso Osimhen e gli altri, Lobotka, significa avere poi una, i ragazzini che escono adesso vogliono guardare, esatto, come uscì il fatto di Diego Armando Maradona, quante persone, Diego. Esatto. Poi si tossi Napoli da mezzo e iniziavano a tifare Milan, Juve, tutto, i bambini. Purtroppo sì. Però adesso abbiamo i nostri bambinoni che stanno diventando tutte tifose del Napoli e questo ci fa piacere. Allora, in number one, che consiste questo programma? Ci sono veramente tanti artisti per quanto riguarda sia la musica napoletana. Un'altra puntata bellissima, forte. Artisti bravi. La volta scorsa abbiamo anche dei musicisti, abbiamo le miss, normalmente, abbiamo tante poetesse, scrittrici, insomma abbiamo veramente un po' di tutto. Ma questa sera mi sa che la puntata è canterina. Sì, questa sera ci sono cantanti molto bravi. E questo ci fa piacere. Poi dopo andiamo a chiamare tutti gli altri. Però sai che volevo facciamo? Appunto dire questo, che sia l'Azzurra Spettacoli, sia chi sta intorno a noi, compreso anche tu. Salutiamo il signor Brignola, ciao Giovanni Brignola. Si cercano, quindi ci saranno dei provini, per chi sarà interessato chiamerà te con il numero che sta uscendo lì, ci saranno dei provini appunto per prendere questi cantanti, sia donne, non c'è bisogno della carta d'identità, cioè significa anche che una sessantenne o un sessantenne, che se la portano ancora bene la cosa, possono tranquillamente venire, perché cerchiamo altri che possono fare questo mestiere anche uscendo fuori un anche poco dalla campagna. Anche i non raccomandati. No, soprattutto i non raccomandati. E questo è bene. Soprattutto i non raccomandati. La ce ne sono, non e stasera ci sono veramente delle persone da stimare, perché io li stimo veramente. E cantano bene. Bravi, sì. Senti, allora Torino... Però devo fare questi saluti, se non li faccio questi mi picchiano. Allora, un saluto particolare a Pasquale Abate e tutta la sua famiglia, un bacio al figlio da Santa Maria Capovetere.
Maria Grazia Frascogna e famiglia, soprattutto Massimo, li ho incontrati dopo tanti anni a Santa Maria Capua, loro però sono di Grazzanise. Gennaro Prestige Cardenuto è quello che ha il negozio Prestige a Capua, e che si è ripreso bene, ha avuto dei problemi. Tanti auguri anche da Lucia Alicandri e tutta la sua famiglia, in particolare la piccola Sara. E poi Luigi Di Sessa dovrà essere operato, dovrà avere un intervento all'occhio. Tanti auguri, e quindi venerdì, e quindi gli mandiamo un bacio a lui e a Francesca, la moglie, e chiaramente anche ad Angelo, il figlio. Poi il piccolo Mattia e la sua famiglia, Giuliano Gallerini, direttore artistico che ci stanno guardando da Pisa, dei locali che stanno a Pisa e a Montecatini, quindi noi salutiamo intanto Cenaia, che è il locale dove appunto prossimamente sarà Gabriele Torone, sì, andrà, esatto, in trasmissione. E poi io sarò lì invece il 15 di aprile e il 29 aprile insieme a Ivan Granatino. Ah, che bello, quindi veramente una bella cosa. Senti, allora vogliamo iniziare alla grande, carissima amico. Iniziamo mio. Subito con una iniziamo canzone. Con una così. Bella canzone, e poi subito andiamo nel dunque di presentare questi grandi artisti per quanto riguarda i Number One, che oggi 13 marzo 2023 rigorosamente in diretta, e poi siamo replicati domenica a partire dalle ore 16:30 dopo il programma. Si è formato un Napoli che... Il Napoli non gioca. Perché gioca la nazionale. Ah, ecco. Ti trovi in gioco la nazionale, no, se ne parla quell'altra settimana. Allora, a Napoli, alla Maradona, ci sarà la nazionale. La nazionale. Dopo tanti anni. Allora, domenica ore 16:30, la replica. Allora, signore e signori, Torino, la canzone che tu ci offri... Il cuore è uno zingaro. Ah, una canzone Nicola vincitrice. Il cuore è uno zingaro. Del Festival di Sanremo del 71, insieme a Nada, però io faccio la versione di Giuliano Palma. Ah. Ancora veloce. Signore e signori, è lui, un number one, Tonino Migliore, il cuore è uno zingaro. We'll be right back.
fermerà, chissà, oh yeah, e si fermerà. Ok! Bravissimo! Però devo dire la verità, ogni tanto Renato De Carmine anche sbaglia, perché mi riferivano da uno che di sport ne capisce, è un tifoso del Napoli, il nostro Giovanni. Che si gioca, il Giovanni, Giovanni, mio grande amico, sarebbe il marito di Rita Sandra e Saito. Guarda, Renato, tu hai sbagliato un poco, bello guaglione. Tu di perché super... l'altra settimana. Ah no, il diabete non ce l'ho però, questa è la... Il Napoli, quindi giocano il Torino a Torino, 1:15 però. Ah, quindi noi ci siamo. Noi siamo alle 16:30, giusto, andiamo in tempo perché inizia la missione verso le 4:35-5:20. Qui andiamo proprio nel... Quindi allora alle 16:30 c'è questa bella trasmissione. E allora adesso ancora un momento bello, dopo questa bella canzone, bella interpretazione di Torino Migliore, è il momento della nostra Rita Sandes. Rita Sandes number one! Eccola qua! Sempre elegante. Ciao Rita! Ciao Rita, come stai? Tutto Ciao. Bene, mi fa sempre piacere della tua presenza. Anche questa a me. Sera, donna in nera, woman nera, stai nera. Woman black, che succede? Nera con lo caffè, ma per me questo piaceva a me. Ehi, dopo dobbiamo ballare, quando tu vieni ci mettiamo a fare il ballo. Sì. Ci hai preparato qualche canzone che possiamo ballare a Torino? No? Una baciata. Ma come finale? Già inserita. La terza? Già inserita nel... No, la prima. Ah, è già proprio la prima. Però ce ne andiamo e poi torniamo. La terza. Allora, tutto bene? Tutto sì, a posto? Tutto a posto. So che tu praticamente stai facendo una cosa che ti guarda. E mi piace tantissimo, è un programma Star Maker, si chiama. Star Maker, che è sul telefonino. Si conoscono tante persone che cantano, ma cantano veramente col cuore. Voglio salutare un ragazzo di Salerno, mi sembra che si chiama Luciano, ma ha una grande voce quel ragazzo, è bravissimo. Quindi ci stanno venendo. Vieni a trovare a number one. Infatti, sì. C'è il numero lì, vedi, bravissimo, di Renato. Ho fatto il duetto, perché adesso fanno anche i duetti. È una specie come TikTok. È più bello, perché più bello. Là sono bravo. I simili nostri. Sono come noi, cantano veramente con il cuore. È bello, serio, è bello. Sì, quindi si canta. Canta. Quindi se mi metti a cantare, si canta senza così. Quando in parola me li dicono, perché non ha parlato di cantanti. È peggio. Non di ballerini. Ma poi si conosce... Parecchie persone, Ravenna, Forlì, però io Milano. Io ti ho dato un sito, che si stanno guardando sul sito. Roma, Perugia, dappertutto. Però adesso diciamo che il basso Voglio Lazio, salutare a tutti. Perché il basso Lazio ti vedono tutti quanti. Tutti quanti. Fino a Terracina ci siamo. Molise, Basilicata è vista. Venafro, Isernia. Tutta la Campania. Io voglio salutare. Solo la Puglia. Voglio salutare tutta l'Italia, perché là... Un po' per tutti. Sì. State lì, vabbè. Quali sono le tue canzoni che ci canti? Io innamorata. Innamorata e poi? Sciupa femmina. E poi dopo canti la è terza l'ultima. Canzone. E poi la terza. Ma innamorata c'è sta baciata in te. Sì, 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 baciata. Sì, sì. La prima. È la prima. A metà prima entriamo e parliamo okay. un po'. Pure più di metà, più okay, di metà. Okay. Lascia signora e signori, da Sandes, number one. L'amore che mi fai, il bacio che mi dai, il tuo profumo sulla pelle non mi lascia mai. Io sono quella che ti vizia, sono la montagna, la tovaglia, la delizia e l'innamorata. Io sono quella che ti cura, sono la tua dieta, la parte dei tuoi sogni che tu fai per me. Io sono il sole che ti scalda, l'acqua che ti bagna, la tristezza, l'amarezza, sola senza te. La chiave che tu giri a vuoto per entrare nell'intimo dei miei segreti. Tu per me sei un problema prelibato o proibito. Tu sei la mia vita. Innamorata io sono di te, tanto troppo ma sempre di te. Quando manchi il mio cuore lo sai, che non parla, non beve, non mangia, è triste.
Nei miei braccia tu ci stai, non ti addormenti mai. In fondo sono la tua ombra, l'allegria di te. Senza di te io non lo so in quale parte sto. Sei dentro un cuore grande, cuore di un amante. Sei dolce il mio digiuno, l'uomo mio perfetto. La bevanda preferita, il gusto prediletto. Tu sei il chiaro dei miei occhi, sei la mia conquista. La tristezza che mi resta senza una richiesta. Sei l'amore che alimenta la mia fantasia. Sei il sogno, la mia festa e la mia allegria. Tu per me sei un problema prelibato o proibito. Tu sei la mia vita. La nostra Luisa Sandes, una splendida canzone, bella veramente, ma il mio compagno di viaggio dov'è? Il mio compagno di viaggio è andato via, compagno di viaggio, sei andato via, stava discutendo. Parla, no, sai che cos'è? Stavo parlando con il mio amico, con il mio carissimo amico Marco Capua. Ho detto il mio compagno di viaggio, dove è andato? E dove è andato? Dopo la sfuriata che ci siamo. La canzone che ci hai cantato, anche questa bella baciata è stata bellissima, complimenti a
te veramente. Voglio ringraziare sempre a Pino De Carlo. Ah, lo saluto anche io oggi, l'ho sentito a Pino, che bella persona, veramente. Sì, è veramente un dispensante, una bravissima persona. E grande arrangiatore autore. Sì, lui e la moglie, veramente. Sì, la saluto. Io tanti anni fa, Pino De Carlo faceva dei programmi con me, facevamo l'etichetta disco e facevamo i programmi bambini in TV, ma... su quattro riusciva bene, riusciva benissimo, funziona bene, e c'era Pino De Carlo insieme a me che organizzavamo queste cose belle. Senti, allora la prossima canzone qual è? E io vi saluto con Simenapolo Paisa. Che bella, bella canzone. Senti, ma tu sei tifosa del Napoli? Sì, forza Napoli, sì, sempre Napoli nel cuore. Qual è il calciatore che ti piace di più? Ma attuale adesso? No, vabbè, sono tutti bravi. Bravo, detto bene. È difficile non porto scegliere adesso. Uno guarda quei due lì perché ognuno ha il suo... hanno qualcosa di più degli altri. Di la verità, oltre però, vabbè, quelle qualità in più, hanno quelle qualità in più che non... Perché lo bocca. Però a me piace lo bocca. Sai perché? Capisce il pallone. È come un cantante. C'è sto cantante che è bravo a cantare, però ci sono quelli che hanno il talento, hanno quella qualità in più, che è un cantante normale non ce l'ha. Che si vede quando... è vero, hai ragione, perché si vede quattro andando malamente. No, io sto parlando sì, il campo musicale. Un altro che a me piace tanto, tutti che ho avuto l'occasione di conoscere, veramente una bella persona, l'ho bocca. L'ho conosciuto, ho fatto le cose, ho fatto poco a Bigiardino, qua a Barcadura. Però chi mi ha sorpreso, a prescindere dagli altri, mi ha sorpreso Kim. Chi le fa paura? Perché io non pensavo assolutamente. Fu Karate quando fermavo. Poi di Lorenzo, che comunque sta facendo un campionato quest'anno. Quando non c'ha il talento, lo mette in alto al momento. Come sempre sei talentuoso. Allora il signore e signori Rita con la Simenapolo Paisa e vai, vai number one, facevi l'attacco Bassiano. Davanti alle faccende secondo non vale che niente ho passato a pensare. Quando non ci stanno i tram, la carrozza è sempre pronta dall'angolo sta già. Caccio in enno crespe giallo, mietta vesta chioccarella, con una rosa in te capilla, sai che mi dia un cuore a me. Tarantella facendo secondo non vale più a niente per come o perché. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto ma, la nella cora cora una canzone per cantare. Simenapolo Paisa. Tarantello sto mondo è una roda di saglia, s'aiuta chi sta a beccare. Dice buono molto antica, che si scondo nei beccati, oggi a te rimane a me. In poco fatta bene, penso male, penso bene, ma sta bocca pura lina cerca via passava sa. Tarantelle se un buon è una roda, veniamo un minuto che sta per passare. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto male, una nena ancora ancora una canzone per cantare. Chiamo da vuta vuta, chiara da 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 da, te scurtami c'ho passata, si me la vuole fai sa. Steva a casa mia, son rimasta soltant'io. E che niente sa prima, ma nostalgia fa presto a venire. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mar, la nena ancora ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto, 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 chi ha rata, 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 scordami c'ho passato, si menavo la paesa. Basta che c'è sto sole, c'è rimasto ma la nena ancora ancora una canzone per cantare. Chiamo da vuota vuota, chiara da 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 da, ti scordami c'ho passata, si me la vuole mai sa. Che brava! Grazie! Rita Sanders, forza Napoli! Forza Napoli, veramente, se il Napoli, vabbè, un Napoli su video scudetti, sicuramente, sì, ormai, sì. Ma sai quante feste faremo?
milioni di cose. Secondo me ogni 5 metri vi da Marco Caponacca, Toni Pacialla o Marco Caponacca. Attendete un attimino, vado all'altro lato. Noi speriamo che pure a me è possibile. Ma sicuramente. No, il pensatore è un po' più difficile. No, perché sta tornando la figura del presentatore. Sì, Renato, lo so, sta tornando. Ma non mi posso spostare come Marco Capuano, Toni Maggio, no. Stanno 10 artisti i presentatori. Questa è stata un flash, ma quale flash? Sta cantando. Tu fanno un flash. E allora, che bello, ci siamo. Io vi ringrazio, saluto a tutto lo staff di Partenope TV, a Ucciero con la moglie. Grazie, grazie, ricambiamo. E ti aspetto per Panda Parola. Canta per te se ce la fai, sì, va bene. Okay, number no, one a Pasqua. Ok, un bacio forte. Bacio. Bene. Ciao Rita, ciao, number ciao, one. Cara. Un proseguimento. Rita Sanders. Rita Sanders, number one. È tutto. Devo fare un altro saluto. Vai, 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 tanti, tanti saluti. Il maestro Gaetano Papa di San Prisco, un grande chitarrista. E con lui c'è anche un sassofonista, Ermanno si chiama. E stanno guardando la trasmissione perché loro saranno in tournée, diciamo, nelle seratine che faranno già con l'Azzurro, ma anche quelle che prenderò, quelle piccole che prendo io, con Donatella Monaco. Quindi li salutiamo, quindi, questi salutiamo due grandi professionisti. Gaetano in particolare e la moglie Rosa. Ciao Gaetano, e quell'altro come si chiamava? Herman. Herman Sachs. Gaetano Herman Sachs. Va bene, ciao veramente di cuore. E andiamo ancora avanti, ancora un momento bello, importante, che anche lui è stato sempre nella nostra TV, diciamo, è mancato per un po', ma per problemi suoi. Ma guarda, suoi, io però è un ragazzo che stimo veramente tanto, i due che stanno stasera, non perché siamo in televisione adesso. Diciamo che sono di casa. Però poi dopo annunciamo li anche stimo perché veramente sono ragazzi umili, però che sanno fare il loro mestiere. Sono ragazzi seri, puliti, no? Che di qualcuno con tutti di cose scassati, che capillo, curicina a calla. Toni Maggio, eccolo qua. Toni Maggio, number one, non eccolo è che qua. Ciao. Qualcuno, ma buonasera a tutti. Qua buonasera, più avanti andiamo, più vedi persone strane. Cioè, chi si parla in bacio, chi gli parla così, tutto al contrario. Quindi no, ti dico, come la gioventù di oggi. Però pure che uno che ti dice, no, però sono segretario Milla. È bravo. Parlo con questo. Anche solo per parlare. Oppure porto il segretario che ha borsa qua, da borsa, che se vuoi il segretario, allora chiamiamo il personaggio. Allora, vai. Enrica, a borsa, così, a caucia, e cacciamo. Toni, un saluto particolare lo dobbiamo fare ad una persona per te molto importante. Sì. Che c'ha te la parola, vai. Che è il signor Veltre. Giovanni Veltre. E a Sant'Andrea del Pizzone lui c'ha un distributore. Facciamolo vedere, Gabriele. Mettiamo questo distributore dietro di noi. Una persona veramente in gamba. Crede molto. A Sant'Andrea del Pizzone. Crede molto in Toni. E poi se io vado vicino, guarda, qua si vede. La benzina costa pure di meno. Rispetto agli altri, ha dei prezzi veramente vantaggiosi. Ebbene. Allora, signor Veltre, voi praticamente avete... Veltre. Anche mio cugino. Uno sponsor, quindi c'è un bel sponsor dietro di te. È una persona seria, lo salutiamo. Professionale. La benzina mi hanno detto che si risparmia, sia per quanto riguarda la benzina. No, ma poi c'è pure quel localino vicino, il localino vicino, che praticamente tu ti puoi fermare un attimo. Facciamo una pubblicità. Esso, va bene. E allora, grazie al signor Veltre. Approfitto per fare anche a te saluto il mio grande amico, che lo voglio bene, ci sta guardando, Roberto Pirozzi, autore. Ciao Roberto. Saluto, anche se Roberto non ci viene mai a trovare, io lo dico, Roberto dice sempre che ha Giovanni. Renato, no, voglio prendere perché lo voglio bene veramente. Una bella persona. È un periodo che sei veramente impegnato, preso dalle sue cose, fortunatamente. Fortunatamente per il lavoro va bene. Ma io lo voglio bene perché è una persona seria, perché quando si facevano delle feste, zona loro, chiamavano Renato De Cardi, con la verità. Renato lui è un altro Califano. L'amico mio Califano, che si mette a disposizione, quindi salutiamo. Chiaramente, vi voglio bene, Renato, si vuoi chiamare ancora? No, per le feste, ancora di più. Per le feste non più, adesso mi interessa di più la TV, questa è la cosa più importante. Rida pure, sì, è un altro saluto importante, voglio salutare Enzo Carfor e Angela Esposito, i re del piano bar. Li salutiamo. Ad Arienzo. Sembra di conoscere queste persone, sono brave. E domenica la festa del papà sarò al ristorante degli Ulivi per un mio live. Hanno organizzato una grande festa. Arienzo, hai detto? Ci siamo stati anche noi tanti anni fa insieme a Cipriano. Mi presentai a fare il DJ con le brasiliane.
Sì, il brasiliano. Non ti dico, non ti dico. Ma pure tu sei no, brasiliano. No, no, il ristorante è bellissimo. Il ristorante a Benoce, a Stena Vattenna, ma non il ristorante. Ah, ecco. No, ti dico il perché. Perché noi, il ristorante si mangia bene, persone bellissime, brave, ma l'unica cosa è che i brasiliani hanno arrivato. Ah, ecco. E ho festeggiato da me, arrostando i brasiliani. Giustamente. Ma arrostando alla fine, mi piace tu, mi piace la parrucca. No, mi ricordo una cosa, sono io la brasiliana. Vieni brasiliana da me. Poi io ho un grande amico che è all'altro lato, che è Cipriano, l'unico che ha pure te aiutato che stava assieme a me, Cipriano è, non dire. È il figlio che faceva il DJ, che è bravo, ecco, lui che suona con Giro Di Giuno e tanti artisti, Giulio Rosso, veramente è grande. Dice, certo, Cipriano, solo tu mi può fare piacere, ma pigliassi due brasiliani, mi dà la rossa, si spendette nei brasiliani, e tu vai vicino a una pompa, non è questa, ma un'altra pompa che ti spompa americana, greca, che non sa neanche un uomo, non capite una cosa, però sì, ti trovo là con la posizione, e purtroppo i brasiliani giusti in napoletano per andare in palata, ti ho detto tutto. Sì, parlo, proprio parlo. Giusto. Quando giusto. Vennero praticamente le brasiliane, io non sono lì, cioè, ma te hai capito a volte l'organizzazione. Una volta che volevo organizzare io, mi è proprio malamente. Sono stato bravo a condurre, facette divertire. No, al di là degli scherzi, ma sei un grande presentatore. Però, è vero, vero. Dopo una vita che... Dopo ti do la è questo, ma quindi... Ma io perciò mi sono... Però non male da niente, perché se sono no, no. Con il culo. Vediamo le tue canzoni, le prime tue canzoni che devi cantare, vai. Allora, io iniziamo con una canzone che parla delle malingue, in giusto. Ce ne sta. Parle pa, quella è una canzone, una delle più... Quello. Azzeccate, tra virgolette, sì, perché oggi è all'ordine del giorno. Voi mi insegnate. E poi la seconda? Poi la seconda facciamo Amore Amore, tu la conosci che ti molto piace tanto. Amore Amore, amore mio. Fatto, che io faccio, ancora oggi. Ringraziando il Signore mi ha fatto lavorare. E poi la terza lo diciamo. Poi la terza lo diciamo. Diciamo dopo. Vabbè, salutiamo sempre praticamente una piccola sorpresa con la terza. Il Signor Ventre, sì, sì, sì. Il distributore di benzina, va bene? Ciao Giovanni. Andiamo di là. Tony Maggio, number one. Fuori balcone, re palazzone, una zeccata nata, gente sembra affacciata, tutta giornata, una voce sta girando, chi la sa lasciata che la moglie della nata non voglio tornare, la lasciata solo con i figli e poi gli annanzi e scala da lava. Pare non guarda mare, attacca un mare, parlano pure e muore. Peppa che ha pigliato bancolotta fatta a botte, mo io può fermare. S'ha cattato Mercedes e c'ha la spisa prima ancora ripiglia. Parlava, facitele parla, so bravo tutto quanto, ma gli asava per i da. La bocca è sempre aperta, ma quando aria da pigliare, e chiacchiere se forte, se moviente, quello che resti o cuore sta città. Gente che aiuta, gente trova sempre, e senza murmuria, senza te giudica, voglio mando quando ne vuota. Parla, la gente parla, non può fa niente, o sanno tutto quando pare. No tribunale, chi sto quartiere, paro delle giornale. È tornato figlio in anni nella ghilla, steva fuori a fatica. Perché innamorati, asciuti incinta, gente di giovane, chi sarà? Parlava, facitele parla, so brava tutto quanto, ma gli asava verità. Parlava, facitele parla, sta bocca è sempre aperta, ma quando aria da pigliare. Oh, nonna mi campa quando scendano, sapeva ma faceva finta niente. Quando consiglia a me malata sempre, voglio chi tu papà, aiuta se ho può fa, si noto tutto lui. Thank you.
resti ancora sta città. Gente che aiuta, gente dove serve, e senza murmuria, senza giudica, voglio mando quando ne può cambiare. Faccio portata una rosa, siamo vestiti una sposa. Faccio portata una chiesa e un balcone in casa, si mette insieme fanno la storia bella ero innamorata, così un esempio hanno realizzato, e stamattina si sono sposata. Sarai per sempre mia, lo giuro, amore, 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 amore mio. Ed io ti seguirò, ovunque andrai, per sempre ci sarò. Sapete sta storia, sombra i fumi vaglioni, casa fatica la vita, un sacrificio e passione, ho paringhiere innamorata, stanno lucchetta ancora attaccata, che non mi scritta insieme a una data. E stamattina se sono sposata. Amore, 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 amore mio, la ritta annanza a Dio, sarai per sempre mia, t'ho giuro. Amore, 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 amore mio, ed grazie, grazie. Ma lui, bella, lui ce l'ha proprio la voce. Tanta voce dura. Vedi che sta canzone, io sono stato uno dei primi che ho sempre creduto in questa canzone, è vero, dici la verità. Sì, è vero, è vero, questo perché piaceva, questo era il tuo matrimonio. Questo già la... Sì, questo sì, era il mio matrimonio. Questo già la sapevi tu. Sì, sì, sì.
La pompa di benzina sta sempre alle tante. Sempre. È importante. Giovanni Ventre è un grande imprenditore. Lasciamelo dire. E poi un ragazzo serio. Sant'Andrea del Bizzone. Mi raccomando, parti là, fermatevi vicino a questa pompa perché si risparmia veramente. Con prezzi vantaggiosi, sì. Sì, perché ci ma poi là si può fare anche una bella serata, Tony. Sì, 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 lo spazio c'è, ma già ne abbiamo parlato. Poi Giovanni è una persona che sa il fatto suo. Guardo. E al momento giusto faremo quello che dobbiamo fare. Perché poi quando uno scrive sempre DSL 1799 o 1800, ho scritto 1750 1799, capito? Invece questo signore qua non lo fa, e questo no, è che quindi si ognuno c'è, sì, ognuno c'è il suo sistema. Sì, e allora praticamente, caro amico mio, adesso la terza canzone sarà più bella, però voglio fare una cosa, una precisazione. Sì. Diciamo che la domenica non alle 16:30, ma dalla regia ore 17. Mi raccomando, la replica ore 17. 4 ore, 4 ore 90 e poi allora ore intervista Spalletti, okay, sì. Poi ore 17 number saremo one. Con i number one domenica. Vogliamo number dire un'altra cosa con vostro permesso? In primavera uscirà il mio nuovo brano. Sì. Tema serenata, vi dico il titolo, Finalmente e Chi Sturna. Ah. Scritta da me, musica e arrangiamenti sono il maestro Piero Palumbo e Tony Aprile, grande che salutiamo. Piero, grande, salutiamo, grande amici. Salutiamo anche il regista, il grande regista Enzo De Vito, amore mio. Signori, è lui, Tony Maggio, number one. Come si chiama la terza canzone? Allora, terza canzone, padre figlio e non varie canzoni con il mio figlio Antonio. C'è la voce del piccolo bambino, Junior, eh? Antonio. Ok, pariva, padre figlio e Spirito Santo. Tony Maggio. Number one. Ha detto padre figlio e Spirito Santo. Mo bene. E chiudo, guarda, e tu assomigli a papà. Due gocce d'acqua come dice mamma. Non va canzista, ma va buona così. Meglio che ad un bar a piccerille. Papà, se te lo ci mette sulla mente e gli canta bene con te in mezza gente. Se un anno ci avaresse fosse contenti, sei stato un grande cantante. Yeah. Stai crescendo la stessa passione, tutte cose te voglio imparare. Con te, quando cantano, sento sicuro, e te lo chiamo da Sarau. Si carnale, si cuore va. Squadra e pallone. Poi ma casa sta Luccana signore. Ma che bordello, però siamo contenti, vorrei la vita tutta quanta. Papà tu meglio tu sei più divertendo. Tu ti canta a cannavare tutta quanta. Facimmo come fanno tutte cantanti, parimmo che dice la gente. Yeah. Stai crescendo la stessa passione, tutte cose te voglio imparare. Con te, quando cantano sento sicuro, a te lo chiamo da Sarau. Si carnale, si cuore va. Yeah.
facendo la stessa passione, tutto cosa da voglio imparare. Tutte quando cantano Santo Gesù, a te muoio ma passa paura. Se il carnale si vuole papà. Bravo, bravo. Bravissimo. Complimenti, che bello, che bello. Ugore papà. Con il figlioletto, quindi, e te come Antonio papà. Si chiama, Antonio, Antonio. Sì. È il nome della buonanima di papà. Un grande uomo, e io ho sentito grande la canzone cantante, che tu l'hai dedicata al tuo papà, sì, devo dire sinceramente la vita. E poi io devo ricordare una cosa, io lo ricordo sempre. Cioè, dovevamo fare, era la presentazione del tuo del disco, sì. Del tuo disco. Ma dovevamo fare il primo maggio. Primo, ma quando è mai successo? All'improvviso mancò internet, che succedette? No, si bloccò tutto. Si bloccò tutto, cioè, come si fanno? Tutto preparato, gli artisti che stavano qua, la torta. Io come un pazzo, devo dire la verità, perché tutto preparato, la gente, molti fan che stavano qua. E come si fa? Cane si fa la trasmissione? Non lo so. Venne un fritto in culo. Lui la preghiera, ma non ti giuro, no, sui miei allora, figli, spiegati. Perché papà è morto il 2 maggio. Il giorno dopo. Quindi noi la stavamo facendo il primo maggio. Come se lui avesse detto, no, la fa un giorno che io sono scomparso da anni per 12. Andò cose incredibili. Il giorno dopo si sblocca tutto. Si sblocca tutto. Cioè, passano... Cioè, vedi che esistono delle cose che noi non capiamo. Meno 5 minuti. Ricordi quanta gente stava qua? Offrito, veramente una cosa soprannaturale. 9 meno 5. Bella e poi si sblocca tutto. La TV si vede, come mai capitato? Cioè, tra mai, è proprio... Guarda qua, non ti dico bucce, sono cose che cadono nella vita. E sono contento, un grande uomo. Questo vuol dire quando anche le cose buone esistono, come esiste pure il male, giustamente. Come esatto. No, come però no. Al di là. Per noi è esistito il bene di tuo padre che ci ha aiutato. Sicuramente. Grazie Tony Maggio. Grazie a tutti. Tony Maggio, number one. Grazie di cuore, grazie, grazie, grazie. Allora, questi sono momenti musicali per tutte quelle persone che ci stanno guardando. Siamo rigorosamente in diretta con Tonino Migliore e Renato De Carmine. Diciamo dove ci vediamo, caro Tonino. Dappertutto, ma principalmente nella Campania, però poi arriviamo a Terracina, Basso Lazio con Cassino, San Vittore, Rocca d'Evandro. E poi la Molise cosa importante, Molise, Isernia, Venafro, Basilicata. Basilicata, bella, ci hanno chiamato anche da Potenza e questo ci fa piacere. E poi praticamente siamo anche sullo streaming www.partenove.tv. Questa sera è una trasmissione veramente ricca di tanti veramente, artisti. Talenti, dopo talenti, un altro veramente. Mio amico, che è veramente molto bravo, io l'ho scoperto in Canta Partenove, devo dire la verità. Bravo, 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 dopo te lo presento, è molto certamente, bravo. È delle tue parti, diciamo. Ah, quindi zona Caserta. Zona Caserta. Poi dopo lo presentiamo, okay. Facciamo con il prossimo. Tu adesso canti, sì. E poi dopo le presentiamo. Canto una canzone di Totò, Malafimmene. E tra l'altro è una versione particolare, ballabile, e la voglio dedicare innanzitutto a Mena Matarazzo, sì, mi la poetessa... di Avellino, che sarà con noi il 7 aprile, e sì. Comunque stanno guardando da Avellino e tutte le zone limitrofe, e poi Giuseppe Matarazzo con la sua famiglia, in particolare Gino, Rita, Paolo e Teresa. E poi voglio salutare un mio amico che mi sta guardando da Benevento, si chiama Enrico, con la mamma Marta. E poi salutiamo dalla Sicilia il nostro grande amico Salvagnello. Ciao, oh, Salvo. Che bello, ha organizzato. Mercoledì sarà con noi con Canta Partenove. E ha organizzato una cosa molto bella, è organizzata per lui a Bari, al Teatro di Bari. Quindi sì. Stamattina gli ho fatto i complimenti su questa cosa. Allora, signore e signori, Malafemmana, interpretata dal mitico Tonino Migliore su Partenove TV number one. Si è vista fatta nata, quella che è fatta a me, stomma t'avesse accisa. E vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra, femmina come a te, non c'è una stabonoma onesta come a me. Femmina, tu sei una mala femmina, chi stuo chi è fatta chiagnera, lacrime infamità. Femmina,
si tu peggio una vipera, m'indussicata l'anima, non posso più campare. Femmana, si doccia come un zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve panganna. Femmana, tu sia più bella femmana, ti voglio bene, t'odio, non ti posso scordare, ti voglio ancora bene, ma tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu per me. E tu per un capriccio tu t'hai distrutto in me, ma Dio non t'ho perdono quella che fa da me. Femmana, si tu hai più bella femmana, ti voglio bene, t'odio, non ti posso scordare. Femmana, ma la femmana, la femmana. Ma la femmina, ma la femmina, e che è perché abbiamo toccato in femmina, Antonio De Curtis. Ma tu occhi in femmina è terribile. quando gridano, è vero, che bello, che bello, che bello, veramente una bella interpretazione. Adesso è venuto l'ora ancora di un altro number one, grande amico mio, una bellissima persona, e poi è uno che canta, ma veramente lo conosco da anni, lo stimo veramente, persona molto seria, questa è la serissimo, cosa più importante, è un ragazzo molto serio, e quindi... signore e signori, non ha produzione, ma è lui la sua produzione e fa proprio bene. È un number one! Signore e signori, è lui! Marco Capuano! Eccolo qua! Ciao Marco, buonasera! Ciao Marco! Buonasera a voi! Grazie a te, buonasera cane Marco! Va bene? Va bene. Lui è reduce dalle puntate sul portale sì, del lui ha avuto veramente alla grande uno spazio, belle puntate, molte persone che lo seguivano, telefonavano. Ci siamo divertiti. No, veramente, devo dire la verità, quando le cose sono belle, questa è una cosa importante, però la cosa più bella, adesso ha fatto un videoclip dedicato alla sua famiglia. Guarda, se ne vedono guarda poche. Questi valori sono importanti. Io sto vedendo parecchi cantanti che stanno... Che è successo qualcosa? Allora, sto dicendo che appunto questi valori stanno tornando veramente alla grande. Noi questi messaggi, caro Marco, come anche Tony, e come cerco di fare anch'io, dobbiamo dare alle nuove generazioni, sì, perché ne abbiamo bisogno. È bene, bene, bene. È importante raccontare, perché come ogni canzone si racconta sempre in qualcosa. Sì. Allora, se inventiamo e la vogliamo raccontare nei confronti degli altri va bene, ma soprattutto è importantissimo raccontare la propria storia. Hai ragione, sulle hai canzoni. Ragione, sì. Perché ogni artista, secondo me, ma ha sempre una sua storia. Come, raccontarla come? Attraverso le canzoni è fondamentale. E poi questo ragazzo, diciamo, questo ragazzo fa sempre delle cose belle per quanto riguarda la solidarietà. Io me ne sono accorto anche telefonicamente per le sue, per le sue trasmissioni che faceva qua. Molte persone lo chiamavano, bambini, persone adulte, quando vieni questa serata, cioè... Una cosa che uno lo fa con il cuore, questo è importante, non come altri artisti. È vero, è vero. Mi no, 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 ma ce ne sono tanti che veramente... Lui fa delle cose con il infatti cuore. Stavamo parlando proprio di questo dall'altra parte. Lui fa delle cose con il cuore, io non ho sentito, ma io stavo qua, però già l'ho detto, che è una cosa bella quando uno fa delle cose con solidarietà, e questa è la cosa importante. Sì, che quando si con sa umanità. Che le cose sono trasparenti, sì, sono cose importanti, uno si mette sempre a disposizione. È vero, è vero. E allora tu l'hai sempre fatto questo. Non sono trasparente. Non sono trasparente, è qualcosa perché canisci un effesso. Tu mi devi pagare. Si sente? L'odore cattivo si sente. Non sono d'accordo sempre. Più. Il fiuto. Perché poi alla diciamo fine vanno sotto chi deve ascoltare un cantante. Hai ragione. E quei ragazzi pensano che poi malamente sono chi.
Un saluto a Emilia che mi sta guardando, c'è Emilia, che bravo, Marco, Emilia bravo. È una tua fan, sei una mia cara amica che ti segue e ti piace proprio come forte. Ciao Emilia. Ciao Emilia. E allora, senti caro Marco, come vogliamo iniziare con i tuoi primi allora, due pezzi? Allora, i primi due sono gli ultimi due che ho fatto, diciamo, una è Bella, Bella. E l'altro è Figlie. Titolo del brano okay, che ho dedicato. Il telefono, okay, allora, il telefono la nostra voce. Hai chiamato per me, vedi? Number one, Marco Capuano. Tutto può essere, tutto può ci essere. Vediamo fra grazie due canzoni. Marco, tutto può essere perché non abbiamo fatto la diretta là. Ma dormi a notte, sono a te. Ma scede non, ma dormi più. Tu sia padrone dei pensieri che rinda là che ci stai tu. Arroppi te stai sempre tu, prima ogni cosa viene tu. O solo in danno temporale, sino quadri in da realtà. Tutto, o bello rindo brutto, sia droga che mi ha fatto e che mi fa sta buona, sta buona. Pelle, castengo pasta bella, mentre sto cuore a palla, sia musica si tu. Bella, mi scoglio sotto le stelle, stavo che da capelle, che faccio tu c'è ma se non mi farò. Bella, mi vedo fritto in bolle, mi butto cuore a mille, quando stiamo abbracciati. Cielo blu se faccio blu, si indassi in mano ci stai tu. Tu sei contrario in un dolore, l'alba è una felicità. Voglio che ancora giù te voglio, perché tu mi assomigli e insieme a me stai buono, stai buono. Giusta, sì che la gama basta, mu va se stonga apposta, la vita mia sei tu. Buonasera, un buon caffè, Cino, un caffè, aspetta. Che stimana piccichella, che mi sento in coppa bella, e che sto occhio sono stella, quando la luce buona fa. E ritorna piccichilla, quando insieme a me pazzia, ogni cosa si fa bella, pure un male può passare. Un miracolo che vita, un regalo fatto a te, sti due vite hanno cagnato la vita mia. L'ottava meraviglia e non mi passa voglia, mi va a stregnare a me.
sento togli quando parla nevo. Faccio la vita tutta vita sono cambio, nel passato e nel futuro c'è papà. Quando a notte sto scelta e dormi da fianco a me, io mi sento realizzato, sbatto con un bietto a me. Non mi lascio un minuto, voglio stare sempre così, sì mamma, sì da musica poi sì. Lottava meraviglia e non mi passa voglia e va a stregnare a me. Sto cuore non si sbaglia e cresce chi s'orgoglia quando va la neve. Faccio la vita tutta vita sto cambiando, il passato e il futuro c'è papà. La vita è tutta vita stonca, nel passato e nel futuro c'è papà. Marco Capuano, veramente una bella canzone.
nessuna capite che io voglio bene, che l'amo è l'unica cosa che cerca sta vita per me, solamente per me. Bravo. Bravissimo Marco, number one, grazie, Marco Capuano. Molto bravo, veramente grazie, molto bravo. Grazie, Marco, veramente, contentissimo. Salutiamo Franco Ricciardi, che è uno dei fiori all'occhiello dell'Azzurra Spettacolo. Sì, è un abbraccio forte a Franco. Con l'Azzurra Spettacolo, quindi Ricciardi... Lo conosco molto bene. Ma questo ragazzo pure per l'Azzurra Spettacolo, di cui ho anche parlato. Sì, ma infatti ne stavamo parlando. Guarda, prima di qualcosa. A volte dico le cose in diretta. Hai ragione farle queste cose, perché... Giovanni, diciamo, in questo momento è uno competente. Degli artisti, diciamo, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Ivan Granatini. Però stiamo prendendo anche in considerazione, grazie a me che sì. Sono il braccio destro di Giovanni, lui ha detto però se troviamo dei ragazzi veramente bravi, capaci, ma senza raccomandazioni, lui non è per le raccomandazioni. Io dissi un fatto di Maurizio Costanzo la settimana scorsa, raccontai questo fatto quando sono stato la prima volta a Buona Domenica, raccontai proprio questa cosa. E Giovanni è uno di quelli alla vecchia maniera, dice se funziona, a meno che non c'ha già il successo. Certo, se c'ha già il successo, lui lo prende, fa il contratto. Ecco. Però con i nuovi, diciamo, i giovani e anche quelli che magari fino ad oggi sono stati un po' nell'ombra, ma sono bravi, lui è molto aperto a queste cose. C'è questo, c'è anche il casting che sta facendo un altro impresario del Lazio, perciò stavo dicendo queste cose, Roberto Avallone si chiama, e sta facendo degli spettacoli con mio fratello Carmine, e in più c'è l'attore cantante Walter Nudo che sì. Sta facendo anche esatto. Lui dei provini, quindi sono tutti provini che chiaramente spetteranno a te con quel numero di telefono. Io non voglio, no. Solo che poi li facciamo i provini insieme quando verrà. Però molti di questi artisti, Marco, non c'è bisogno di provini, assolutamente. Bisogno di provini. Lo sappiamo già lo conosciamo. E quindi saranno proposti sia all'Azzurra Spettacoli, sia in Toscana per le serate, Montecatini e là, e sia negli spettacoli che magari possono essere di Roberto Avallone. Appunto nel Lazio e anche a Pisa. Ti ricordi Cantacico che facemmo lì? Lui fece a Fiuggi, fatto teatro di Fiuggi, siamo stati veramente bene. Lui è stato uno di quelli che veramente ha dato alla grande. Io, se non mi sbaglio, secondo o terzo posto tra i tre. Secondo, guarda che umiltà erano, di persona. Erano tanti. Cioè, uno che ha fatto un secondo posto è importante. Sì, importantissimo. Può, tendese, fatto io l'ho premesso. 24, 30, io l'ho premesso, perché praticamente... E poi lì c'è stato un giro che a me non è piaciuto. Volevo dirlo io. Infatti tu te lo ricordi bene questa cosa. Sì, io a un certo punto mi sono incavolato tremendamente, perché non sono nemmeno io per le raccomandazioni queste cose. Merita chi veramente hanno fatto vincere uno che non meritava assolutamente. Vabbè, sempre le solite cose. Quindi voglio dire, però a me capitava quando presentavo le miss, ne ho presentate tante. Non dico la miss qual era, il nome della miss, sai, perché la mia è stata che la gente, quando è uscito e ha cantato, ha vinto il pubblico. Infatti tutti quasi si chiedono, ma come ne ha vinto? E infatti nel mio cammino Canora, la mia soddisfazione sono le persone che mi chiamano, gente, mi ascoltano, si divertono, quella è la mia più grande soddisfazione. Signore e signori, Marco Capuano, grazie a tutti, number one, ciao Marco. Ciao. E adesso ancora un momento bello, importante, particolare. Quindi l'abbiamo ripetuto ancora una volta, ci sono questi provini che possono essere chiaramente chiamando quel numero. Vogliamo solo però chi sa fare questo mestiere, perché ce ne stanno tanti in giro, tu l'hai detto più di una volta, però che vengono a fare i socchessi, bisogna dimostrarlo quello che uno vale. E allora, poiché non il tempo c'è il nemico, andiamo subito avanti ancora con un altro grande artista, fa parte anche della scheda del Canta Partenope di Paola Mercurio. Poi devo dire la verità, è un personaggio. Chi è?
Questo cantante che stai per presentare è una adesso. Bella persona, educata. È un personaggio, c'è qualcosa di personaggio. E allora presentiamo, signore e signori, ai number one c'è Bruno Godino. Godino. Eccolo qua, ciao Bruno. Ciao Bruno. Buonasera Bruno, è un piacere da parte mia. Bruno, tifoso del Napoli? Sì, sì. Ecco, questa è la cosa più importante. No, no, è la prima cosa che chiediamo. Sì. Questa è la chiedina, è tipo tu vieni da, dalla zona di Caserta. Sì. Che parte di Caserta? Caserta, Caserta. Caserta, ah, Caserta. Caserta Centro. Facciamo vedere il tuo nuovo album. Sì. Allora, caro Giuseppe, facciamo vedere. Ecco qua, Bruno Godino. Solo per adesso. Solo per adesso, facciamo vedere. Eccolo qua, lo dobbiamo far vedere perché è importante. Questo con la Mea Sound. Con la Mea Sound li salutiamo. Sì, ci sono grandi, dei brani che questo me lo regali sera, a me, questo qua. Ovviamente, okay, grazie. L'ho portato per te. Grazie, grazie, grazie. Sono, che mi dicevo, dici di tutto a posto, sì, tutto sì, bene? Sì, io, il disco va bene, ci sono dei brani che canto stasera. Che... Stai avendo un buon riscontro, sì, diciamo. Sì, sì, sì. Ecco. L'autore è Renzi. Ah, Francesco. Gianni Re, mio gra... l'ho sentito io. Gianni. Sì, no, sì, sta sì, preparando sì. Una canzone per il Napoli, per un amico. Ah. Qua tutti per il Napoli. Ma qua stanno parecchi in preparazione. Facciamo prima, secondo e terzo posto, chi vince? Capito? Ci stanno anche alcuni brani scritti da me, perché io sono anche autore. Autore. Quindi canta autore anche. Sì, canta autore. E volevo... come mai questa passione per il canto? Cioè, c'è qualcuno in famiglia? No, no, no. Sì, qualcuno che canta però... Amatoriale, come sì, passione io, basta. Io da bambino è una passione. Ti è sempre innata, piaciuto cantare? Cioè, sì, 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 sì. E questa è una cosa bella. Qual la soddisfazione più bella della tua vita artisticamente? Hai avuto qualche soddisfazione, sì. Bruno? Metti il microfono. Sì, sì, sì. Sì, tra feste, matrimoni, sì. Cioè, hai lavorato e queste sono sì, soddisfazioni. Sì, sì. Ti stanno dando un ti po'... Ti auguriamo di diciamo, salire ancora più su. Un po' di lavori più. Le prime due canzoni, Bruno, quali sono? Allora, la prima è Figlio Ero Sud e qui ci scappa la dedica perché la voglio dedicare a un amico che... è figlio del sud. Figlio del con sud, siamo cresciuti insieme con un presto ritorno a casa, si chiama Michele. Che lui ci ciao segue. Michele! Ciao Michele! Ci segue sempre, sono sostenitori del vostro programma. Che bello, che dove bello, stanno? Che parte? Qual è il, la casa circondariale? Sant'Ammaro. Ah, Sant'Ammaro. A Sant'Ammaro, ok, li salutiamo. Li salutiamo veramente con il cuore che ci seguono. Ci sta anche a Benevento, anche altre che ci seguono sì, e questo ci sì, fa sì, piacere. Sì. Allora, le due canzoni le ascoltiamo, poi sì, veniamo... Figlio Sud e Amore a metà. So che dietro c'è anche il clip da poco, sì. È vero? Signore e signori, un number one. È Bruno Godino. Bruno Godino. Bravo, Bruno. Consumare la TV, l'aria di Natale già se sente mezza via. Chissà si ti è scordato o si mi penso stesso pure tu. Scendo un po' di notte e mezza luce da città, mentre notte passa e piano piano se ne va. Sono ancora innamorato, non mi vo' passare. Sta voglia sta con te per te vasà. Quanti amori divisi a metà, dai chilometri di una città. Cuori che battono e poi si cercano, i fiumi di parole dette insieme. Quanta storia per nuda così, siente muri, chi è innamorato è fortunato, non l'ha provato ancora, che l'anse quando due sanno la sa. Sono dentro la tempesta, chiuso nei perché, questa maledetta storia è capitata a me. Sono ancora innamorato, non mi vo' passare. Sta voglia sta con te per te passare. Quanti amori divisi a metà, dai chilometri
Simma figlio sud, simma figlio sud. A Napoli. Simma figlio sud, simma figlio sud. Benvenuti a Napoli, musica nei vicoli, a dollari e buone de pasta. Benvenuti a Napoli, terra dei miracoli, ma nessuno ancora può capire. Caccia sta ancora sta gente, casa contente di niente, e nessuno può capire. Simma figlio sud, simma figlio sud, a dopare difficile, ma è facile. Simma figlio sud, simma figlio sud, e volimmo sta a Napoli, a Napoli. Casa canta solamente se la pulitana, se l'amica sta un problema c'è la mano a mano, e se giove c'è il suo sole c'è la pima a contenta. Se ci innamoriamo c'è mi tumba tutto coro, quanta fatica ma se non guardiamo l'ora, non ci fa paura niente, pura morte ad aspettà. Simma figlio sud, rosud, sud. Benvenuti a Napoli, terra senza limiti, a Davide va sempre così. Che lo carisce la gente, non ce ne porta mai niente, perché noi siamo così. Simma figlio sud, simma figlio sud, a dopare difficile, ma è facile. Simma figlio sud, simma figlio sud, e volimmo sta a Napoli, a Napoli. Casa canta solamente se napoletana, se un'amica sta un problema c'è la mano a mano, e se giove c'è il suo sole c'è la bimba contenta. Se ci innamoriamo c'è mi tumba tutto coro, quando fatica ma se non guardiamo all'ora, non ci fa paura niente, pura morte ad aspettà. Simma figli rosu, 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 a dopare difficile, a Napoli. Figlio sud, bellissimo, complimenti. Grazie. Veramente una bella canzone. Le canzoni. Ma questa è la canzone quando in Napoli vende lo scudetto. Sim, figlio sud. Questa già c'è la lunga. Un reggae in particolare con un rapper anche all'interno. No, ma è vero, veramente. Complimenti. Sta canzone di tua, sta canzone? No, è scritta con Gianni Renzi. Bravo Gianni. Io sai che dicevo a Renato, ho detto, ma quello a prescindere dal cantare, è un personaggio. No, grazie. È vero, devo dire la verità. Oltre a una bella persona, canta bene. Grazie. Sono quegli artisti, sai, genuini, fatti in casa. È della tua zona, per offendere sì, la mia sì, Napoli, Caserta, no. Caserta. Una bella di Capua, quindi, forza anche casertane che sta andando bene. Mancano due o tre punti per... speriamo che vai in Serie B. Sono contento se vai in Serie B. Come no? Come successe tanti anni fa. Casertane in Serie B, Napoli scudetto. Bravissimo, la Casertane che poi giocava Ravanelli. Una cosa che si ripete sempre. Sì, Bucci, bravo. Bucci, il portiere. No, sì, ma hanno giocato Parma. Poi che era anche Campilongo. Campilongo. Hai visto come mi ricordo? Io seguivo. Sa Campilongo. No, sì, perché sì. Poi devi pensare a una cosa, noi napoletani siamo affidati quando vinceva la Casertana, stavano proprio contenti, sì. Come Caserta con Napoli. La campagna... Io avevo... No, c'è stato qualcuno che non va. Però, però, però con Caserta... Stiamo cercando Caserta di tornare anche con Salerno, perché è giusto che la con Salernitana... Con Salerno non è che andava male. Salerno, Benevento, ci stanno persone brave, ma quelli tifosi stanno lì, perché pure Salerno, io ho tanti amici che tifano Napoli. Benevento, ci stanno pochi, però no, da quando Benevento Napoli... più napoletano. Però quando il Napoli iniziò a giocare nello stadio Colombo di Benevento, che ci squalificano, qua, un Benevento si è associato, quindi... Sì. Diciamo che un po'... Ma viva la campagna, viva, viva il sud, viva Valerba, il sud. Natale, allora, la prossima, Simo figlio qual è la prossima canzone?
Figlio di quartiere. Figlio di quartiere. Questa è proprio l'ultima che tu hai fatto. Sì, autore della nuova. Tua? Sempre, no, no, sempre no. Con Renzi. Già, tu e Gianni Renzi. Sì. Che bello. Allora salutiamo all'amico Gianni Renzi. Non so se ci sta guardando, ma domani sì, io sì. Lo chiamo, ci sta guardando. Sì. E allora ciao Gianni. Salutiamo, ciao. Gianni, un abbraccio. Che non ci guardi, ti guardo sempre bene, dico, perché è un mio grande amico, è una persona seria. Da scrivere è un sì. Grande arrangiatore, devo dire la verità, c'ha veramente le qualità. È uno dei migliori. Sì, penso che la canzone che ha fatto con Ninni con i desideri. Ah, sì, 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 sì. Quella ma lei anche con i desideri. Sì, sì. Lavorato, io ho lavorato anche con i desideri. Sì. Io ero il presentatore ufficiale di Nico Desideri, insieme a Gianni Renzi che suonava, sì. Peppe Migliacci. I primi della prima con Salvatore, il primo gruppo, sì. Primo gruppo andavamo veramente alla grande, colgo l'occasione di salutare anche Peppe, Gianni Renzi e tutto lo staff e sì. L'amico Nico Desideri con così. Allora, carissimo amico mio, figlio di quartiere, figlio di quartiere. Figlio, o figlio, figlio. Figlio di quartiere. Allora, figlio di quartiere. Allora, quella di prima, figlio di sud. Che questo è figlio di quartiere. La prossima volta figlio di casa. Signore e signori, number one, grazie. Senza frontiere, la musica napoletana si sente già. Un figlio sfortunato, figlio di quartiere. La sveglia via Caracciolo già di mattina. La camminata a mare t'annamura già. Una città felice, una città bambina. Canta una canzone in mezzo a gente. E a tutto che sta gente fai su una. Sti parole cose robo viente. E a Milano non te fa urta. Why yo? E napoletano way, why yo? Già te vanno bene way, why yo? Sanno già pigliata capio coro. Oh, why yo? N'aiutate solo way, why yo? Tu fai più carnale way, why yo? Così vico stai facendo amore. Siente già tutto calore. Al centro di Milano per cercar fortuna. Invece sta fortuna le trovate qua. Il treno che passava quella volta sola. Con la chitarra in mano canti l'italiano. Perché in ubiezze coro le rimaste là. Amico se sei amico qui sei amico vero. Canta una canzone in mezzo a gente. E a tutto che sta gente fai su una. Sti parole cose robo viente. E a Milano non te fa urta. Why yo? E napoletano way, why yo? Già te vanno bene way, why yo? Sanno già pigliata capio coro. Oh, why yo? N'aiutate solo way, why yo? Tu fai più carnale way, why yo? Tu si figa stai facendo amore. Siente già tutto calore. Figlio di quartiere. Why yo? E napoletano way, why yo? Già te vanno bene way, why yo? Sanno già pigliata capio coro. Oh, why yo? N'aiutate solo way, why yo? Tu fai più carnale way, why yo? Così figo stai facendo amore. Siente già tutto calore. Figlio di quartiere. Bravissimo, bravissimo number one. Grande Bruno, grazie. Grande, veramente una bella canzone. Bruno, complimenti. Tutto bene. Sì, sì, per sì. La tua performance. Grazie. Canti bene, sei una bella persona e ci possiamo grazie. Vedere praticamente domenica alle ore 17. Va bene, in 17. Diretta, va bene. Sì. Grazie intanto, al mio carissimo number one, poi però tornerà il 24 di venerdì okay. 24 marzo di venerdì sempre ore 21. E poi vi ricordo mercoledì per chi vuol partecipare a Canta Partenza puoi chiamare anche in questo momento con la mitica Paola Mercurio number one. Un saluto a Paola. La salutiamo, ti mando un bacio. Ciao Paola. Bruno Colino anche da parte mia, va bene? Grazie. Ciao Bruno, grazie. Buona serata a tutti. Ti vogliamo bene. Un abbraccio, arrivederci. Signore e signori, Bruno Colino, veramente un bravissimo artista. E voglio salutare il mio carissimo amico Gianni Renzi, veramente bravi, bravi, bravi. Allora Tonino, siamo alla fine. Ti lascio con la canzone e poi dopo rientro. Sì, il pezzo che canto è a modo mio con Gianni Nazzaro.
Che bello. Ci sta pure la voce di Gianni e non riesco più di 2-3 puntate poi a non fare una canzone sua. Ok, a modo mio, signore e signori, con la splendida voce di Gianni Nazaro, cantata dalla splendida voce di Tonino Migliore. Grazie. Di tutto. Non so se ho fatto poco oppure tanto. Non sono stato un santo e questo lo sa pure Dio. Lo sa pure Dio. Ho camminato con la pioggia e il vento, ho riso spesso e qualche volta ho pianto, di 100 e 1000 volte sono rimasto solo io, ma ho sempre fatto tutto a modo mio, a modo mio. A modo mio, a modo mio, a modo mio, avrò sbagliato ma a modo mio, a modo mio, a modo mio, che tu ci creda o no. E tu che sei comparsa tutto a un tratto e in un momento hai colorato tutto. E tu sei diversa, sei importante ed ho paura io. Chissà se potrò averti a modo mio. A modo mio, avrò sbagliato ma a modo mio, a modo mio, a modo mio, che tu ci creda o no. Chissà se potrò averti a modo mio. Chissà se potrò averti a modo mio. Bravo, bravo, grande, bravo. Gianni Tonino Migliore, diciamo che tra poco arriva un bel programma d'amore con tutto, amore, tutto amore, amore in musica, un bravo. Grande personaggio che si chiama Floriano, che io lo saluto. È stato con noi nella trasmissione. E poi insieme a lui c'è il mio carissimo amico Ciro Di Vaio, che è una bellissima persona, e poi c'è ancora un altro amico mio, Lino Calone, il figlio di Franco. Lino. Che bello. Ah, che un bello. Altro figlio di sì, Franco. Veramente, Lino è veramente molto bravo. Una bella persona, persona per bene. Anche Marco è bravo. Sono tutti bravi, tutta la famiglia Calone poi è bene, perché sono proprio amici miei. Sì. Io a Lino gli ho fatto proprio uno spottino dei suoi dischi, devo dire la verità. Mi chiamo Renato, fanno un spottino e io a Lino veramente lo voglio bene. Gli vuoi bene. Tra poco c'è Floriano, c'è Ciro Di Vaio e c'è Lino Calone. Quindi non perdete questo grande appuntamento, perché è un appuntamento number one. La produzione è quella di Emiliano, un amico Emiliano mio. Che è un stato amico con mio noi di Salerno, qua, sì. Che sta qui con noi e ci sta guardando. Salutiamo ancora l'amico Bruno Colino che ci è venuto a trovare. Bruno Colino, personaggio reggae, perché lui è un reggae napoletano. Dita Sandes, tutte le persone, Sandes, Marco Capuano, tutte le persone che Tony hanno Maggio. Tony Maggio, tutte le
persone che sono, ovviamente pure la Pumbi Benzino distributore. L'esso è importante per Tony. Allora, noi importante. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento il prossimo venerdì, giorno 24. 4, non venerdì che verrà adesso, l'altro. Con i number one. Va intanto bene. Però la replica domenica ore 17. Signore e signori, noi ce ne andiamo, vi ringraziamo con il calore applauso e con i number one. Giorno venerdì, giorno 24. Ciao, bellissimi! Ore 21, number one. Esentasse. Esentasse. Eccoci arrivati all'apertura dei locali. Attenzione che vi emettano scontrini fiscali. Se mi capita di scorgere evasione, io mi incasso, ma ora basta preoccuparti, stacca un po'. E senti questo basso.